Lorenzo, dopo un anno di esilio, tra virgolette, a Lecce, torni a Teramo, appunto, ad indossare i colori biancorossi del Teramo Basket 1960. Ti chiedo innanzitutto le tue sensazioni per questo ritorno. Per me è veramente una sensazione fantastica e credo sia il sogno di ogni bambino giocare per i colori della propria città. Quindi io mi ritengo molto fortunato e sono carico per questa nuova avventura. Tra l'altro avrei appunto il ruolo di capitano, quindi prendi un'eredità anche pesante in un certo senso, allo stesso tempo però davvero un ruolo di grande orgoglio a livello appunto personale. Esatto, e pensare che questo ruolo è stato ricoperto prima da Enrico Gaeta e poi da Andrea La Gioia, per me è ancora un valore aggiunto e sono ancora di più stimolato per questo ruolo. Che tipo di campionato ti aspetti, Lorenzo? Il girone è sicuramente uno dei più difficili, però ecco le tue sensazioni anche sulla squadra che si sta formando e poi appunto sul campionato. Allora, sarà un girone veramente tosto perché ci sono squadre di A2 anche. Basta pensare Cento, Jesi, quindi sarà veramente dura. Noi cercheremo di dare il massimo dalla prima all'ultima partita. E per quanto riguarda il roster, mi sembra buono come roster. Ho visto che è stato preso anche Federico Lestini, un giocatore di tutto rispetto, anche il teramano Giorgio Di Buonaventura che arriva da 2 stagioni di A2, quindi penso, speriamo bene.